La crisi istituzionale apre punti interrogativi anche per la Toscana. Dai consiglieri però traspare fiducia sulla tenuta della maggioranza regionale. Petrucci di Fratelli d'Italia. Si rischia la distanza da Roma. In consiglio regionale, a inizio febbraio, si parlerà di MPS. Al futuro della banca è legato tutto il territorio toscano. Da Scaramelli la richiesta di una comunicazione da parte del governatore Giani, mentre Mazzeo sottolinea: «Mi aspetto una soluzione positiva». Nasce con via libera a maggioranza la commissione aree interne. Questo strumento servirà per dare ascolto ai territori periferici colpiti da crisi e perdita della popolazione. Il presidente Nicolai: è il momento di abbattere il divario tra centro e periferia. Premio per Giulio De Angeli, studente che ha conseguito 5 lauree. Il suo centro è diventata la Toscana, ma ora è pronto per una nuova avventura. Mazzeo, la sua storia ci conferma che siamo in grado di attrarre talenti. Gli scossoni della crisi di governo sono stati avvertiti distintamente anche in Toscana. Pochi mesi fa, dopo qualche turbolenza, PD e Italia Viva si accordarono per dare vita alla nuova legislatura, guidata da Eugenio Giani. Adesso, con il passo di lato dello schieramento renziano, ci potrebbero essere contraccolpi anche per l'alleanza regionale. C'è una condivisione piena del programma e il lavoro che portiamo avanti è ottimo, taglia corto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Abbiamo preso un accordo con i cittadini a ottobre, che è ben diverso da un'unione di governo, e da lì ci siamo mossi su un binario comune, aggiunge Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva, che però poi avverte gli alleati. Resta una divergenza sullo statuto. Noi in questo momento non riteniamo utile di aggiungere altri assessori. Io credo di no, noi siamo stati eletti pochi mesi fa, siamo stati eletti su un programma chiaro, un programma che mira a fare della Toscana la regione più sostenibile d'Europa, una regione in cui attirare i giovani, come abbiamo visto esattamente ora. E su questo programma c'è una condivisione di tutte le due forze di maggioranza, stiamo lavorando bene insieme e non credo che quello che sta avvenendo a livello nazionale possa avere un impatto sulla nostra regione. Ieri ho avuto modo di incontrare il presidente Giani, è una questione diversa, l'impegno lo abbiamo preso con i cittadini toscani alle elezioni, è cosa ben diversa tra un accordo fatto in Parlamento, un'elezione regionale che si è svolta 3 mesi fa, mettendoci la faccia, firmando un accordo di programma che vogliamo mantenere con i cittadini toscani. Le cose sono state fatte, se pensiamo alla riapertura delle scuole, se pensiamo alla battaglia che io in primis ho portato avanti con 1400 firme raccolte per dire no alle scorie radioattive, alla battaglia sul dottorato di ricerca che anche in questa città consentiranno di avere 40 posti di ricercatori e di dottorati, e se pensiamo anche all'ultimo bilancio approvato, alle risorse che abbiamo stanziato per le città termali o quelle per la montagna, io credo che fondamentalmente le cose fatte vadano bene, si può fare di meglio e di più, rimane qualche distanza, penso sullo statuto, dove noi ovviamente non riteniamo opportuno in una fase come questa aumentare il numero fondamentalmente degli assessori regionali o di altre situazioni, perché sarebbe un costo eccessivo che la Regione Toscana è corretto che non debba sostenere, perché se ci sono dei soldi in più è meglio darli agli cittadini o alle imprese. Sulla sponda opposta la visione non cambia. Diego Petrucci di Fratelli d'Italia è convinto che le vicende romane non avranno ripercussioni per la Toscana. Semmai, sottolinea il consigliere, ci potrebbero essere nel rapporto tra la Toscana e il governo. Punto di vista di maggioranza della regione sembrerebbe di no, per quello che ci è dato capire dalla stampa, dalle televisioni. Può avere probabilmente conseguenze nel rapporto tra la regione e il governo, a seconda di come si svilupperà nelle prossime settimane il rapporto tra Italia Viva e Partito Democratico. C'è la partita del Recovery Plan, che è la partita più grossa dei prossimi 20 anni. Sicuramente da un punto di vista poi sostanziale penso che ci saranno delle ripercussioni grosse. La principale preoccupazione di Petrucci è rivolta al Recovery Fund, soprattutto dopo la mossa di Renzi. Stiamo a vedere che succede, ma se il quadro non viene ricomposto, la gestione delle risorse potrebbe essere non facile. Sicuramente Renzi, penso che Italia Viva giocherà un ruolo al Senato, bisogna capire in questo ruolo che giocherà che rapporto ci sarà con la Toscana. Quindi Renzi è toscano, Italia Viva ha il suo core business qui, vediamo che cosa succede. Sicuramente
il patatrack che è stato fatto a livello nazionale non sarà una cosa che agevolerà di poter gestire in maniera serena la partita più grossa dei prossimi 20 anni. Il teatrino della politica a cui ha dato vita Italia Viva e PD probabilmente condizionerà in maniera negativa tante cose, tra cui appunto la gestione del recovery. Si scrive MPS, si legge Toscana. Le incertezze sul futuro di una delle principali aziende della Toscana hanno messo in allarme tutte le istituzioni del territorio. Dopo il Consiglio Comunale di Siena, anche l'Assemblea regionale ha deciso di dedicare una seduta alle vicende della banca. Non sarà monotematica, ma a febbraio, probabilmente il 9, l'argomento sarà al centro del dibattito. L'obiettivo dichiarato dal presidente Antonio Mazzeo è di trovare possibili soluzioni per gestire la situazione, dato che, come ha spiegato lo stesso consigliere, MPS è un bene prezioso non solo per Siena, ma per tutta la Toscana. Il suo sistema del credito è indispensabile per le nostre aziende. Sulla stessa lunghezza d'onda, Stefano Scaramelli, il vicepresidente, si è augurato che il governatore Giani porti in aula una comunicazione in merito e da parte di tutti i gruppi politici ci sia la massima convergenza. Ho sempre pensato che il Consiglio regionale debba essere una porta, debba avere la porta aperta a tutti i problemi delle cittadine e dei cittadini della Toscana. La discussione su MPS è una discussione anche sul sistema del credito della nostra regione. Ho chiesto al Presidente Giani di venire in aula il 9 di febbraio a farci una comunicazione sulla situazione di MPS, perché vuol dire dare una risposta non solo al territorio di Siena, ma a tutta la Toscana. È un sistema del credito e finanziario che in grande sofferenza, in grande difficoltà. Firmato la richiesta di comunicazione al presidente Giani, come vicepresidente del Consiglio regionale e come capogruppo di Italia Viva, ho chiesto che il presidente venga in aula a fare una comunicazione per aprire un livello di discussione. Prendiamoci il tempo dovuto, mi auguro che su questa discussione ci sia un'ampia convergenza di tutti i gruppi politici. Il mio compito nelle prossime ore sarà trovare una sintesi fra centrodestra e centrosinistra per fare in modo che la Regione Toscana giochi da protagonista una partita al cospetto del governo, perché la questione del Monte dei Paschi riguarda la più grande azienda della Toscana, riguarda la principale azienda di Siena, riguarda tantissime famiglie, non soltanto chi ci lavora, tanti risparmiatori, ma riguarda anche tante persone e lavoratori e imprese dell'indotto. Prima la costa, ora le aree interne. Il Consiglio regionale ribadisce l'intenzione di non lasciare soli i territori più deboli e dà vita a una nuova commissione. Lo strumento in questione riguarderà tutte le zone periferiche della regione, messe in ginocchio da crisi e spopolamento. In particolare, il riferimento alla Garfagnana, alla Lunigiana, alle colline metallifere e altre ancora. Il via libera è arrivato a maggioranza, con l'astensione del Movimento 5 Stelle. Il presidente è Marco Nicolai. Quello delle aree interne della Toscana è un tema su cui dibattiamo da molto tempo, ha affermato il consigliere. La scelta del Consiglio di istituire un organismo specifico risponde all'esigenza che sentiamo impellente di abbattere il divario tra centro e periferia. Come vicepresidente è stata scelta Luciana Bartolini. La nostra priorità sarà ascoltare i territori e cercare soluzioni per il loro rilancio, anche con azioni mirate a combattere l'abbandono delle aree interne. Affronteremo anche il tema caldo della sanità. La Commissione Aree Interne ha prima di tutto il compito di dare voce, di dare rilievo a quei territori che vivono una situazione di marginalità. Territori, come mi diceva un sindaco di un comune montano, appunto, che si sentono tante volte dimenticati. Il senso di questa commissione è anche la scelta che ha fatto il Consiglio regionale per la prima volta di fare una commissione apposita su questi temi e di dare a questi territori la centralità che meritano. Iniziamo oggi con questo insediamento, ma il senso e il programma di lavoro di questa commissione sarà quello di raccordare la voce dei comuni e di questi territori con l'istituzione regione e anche con il governo nazionale, perché noi abbiamo anche la programmazione a venire dell'Unione Europea, le sfide del Recovery Fund, le sfide anche dell'appunto del nuovo bilancio comunitario, in cui dovremo fare in modo che anche nel nostro territorio regionale, ovviamente alle aree interne, venga data la rilevanza che meritano. Saranno azioni concrete da dover fare. La priorità intanto sarà ascoltare territori, presumo, e poi cercare di trovare proprio
delle soluzioni che facciano in modo che le persone che ci sono non vadano via da questi territori e anzi che richiamino in qualche modo altre persone ad abitarci. Per tanti motivi, prima di tutto, siccome si parla tanto per la maggior parte di aree montane o premontane, il dissesto del territorio, la cura del bosco, quindi trovare delle attività che non siano industriali ovviamente, che possano dare un aiuto al reddito alle persone che ci vivono. Soddisfazione è stata espressa anche da Antonio Mazzeo. Questa commissione può svolgere un lavoro importante per colmare il gap che esiste tra la Toscana, che viaggia più veloce, e le aree interne, ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale. Mi auguro che svolga un lavoro di ascolto, di presenza sul territorio, di capacità anche di saper interpretare le tante richieste che ci arrivano dalla Toscana più interna. Noi abbiamo l'idea di una Toscana diffusa. Negli scorsi 5 anni io ho avuto l'onore di presiedere la Commissione per il rilancio della costa della Toscana, che ha messo in campo un progetto per il rilancio della costa che ora la Giunta sta finanziando e sviluppando. Vorrei e vorremmo che le aree interne, che sono quelle con più difficoltà nella Toscana, che viaggia a diverse velocità, potessero svolgere lo stesso lavoro, un lavoro fatto di ascolto, di confronto con gli enti locali, mondo economico, sociale, produttivo, per arrivare a redigere un piano strategico anche di finanziamenti per le aree rurali. Non singoli interventi spot, ma interventi anche con le risorse che arriveranno dall'Europa per aiutare a fare in modo che la Toscana recupera quel gap. Se noi vogliamo competere con le grandi regioni d'Europa, abbiamo un'unica grande necessità: tentare di far camminare la Toscana tutta alla stessa velocità. Un curriculum impressionante, 5 lauree, tutte con il massimo dei voti e adesso anche il gonfalone d'argento. Per Giulio De Angeli, l'ultimo riconoscimento è il premio a una carriera in rampa di lancio. Il giovane studente veneto sarà a distanza a Cambridge, dove lo aspetta un posto come ricercatore in neuroscienze. Giulio, però, non ci sta a essere considerato un cervello in fuga. Anzi, ci tiene a far notare che i suoi piedi sono ben piantati in Italia, ma la ricerca, per definizione, non può essere confinata in un solo luogo fisico. E il nostro paese, per Giulio, significa soprattutto Toscana, in particolare Pisa, dove ha svolto tutti gli studi universitari. Non potrò mai dire grazie abbastanza a tutti i miei insegnanti, ha commentato De Angeli. Pisa si è rivelata quel terreno fertile che ha la fama di essere. Si è creato un circolo virtuoso per cui gli studenti sono motivati e fanno di più di quel che devono. Mi è stato insegnato il valore della multidisciplinarietà. La Toscana mi ha accolto e io mi sento toscano perché ho incontrato persone affettuose che mi hanno supportato e sono state al mio fianco. Al suo fianco, nel senso proprio del termine, era presente Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. È il primo gonfalone d'argento che assegniamo in questa legislatura ed è una scelta condivisa da tutto l'ufficio di presidenza, con l'obiettivo di tracciare un indirizzo preciso della Toscana che vogliamo. Una Toscana in grado di attrarre talenti dall'Italia e dal mondo. Una Toscana capace di coltivarli e farli esprimere al meglio. Io non voglio essere un cervello in fuga, però bisogna chiarire una cosa. La fuga di cervelli non sta nell'andare all'estero, perché il mestiere del ricercatore è internazionale, per sua natura. È sbagliato l'inbreeding, cioè rimanere sempre nello stesso posto. Però questo non significa che non esista, esiste come la tragedia della fuga di cervelli e sta nel recidere i rapporti con l'Italia. Questo è sbagliatissimo e non voglio essere artefice. Io sono orgoglioso che Giulio abbia accettato il nostro invito, non è casuale la scelta. Questo è il primo gonfalone d'argento che mettiamo a disposizione e che doniamo a persone che possono rappresentare la Toscana nel mondo. È una scelta per me fortemente simbolica, è un modo per dirgli grazie, grazie di aver scelto la nostra Toscana, è un modo anche per impegnarlo a non recidere quel cordone, come dicevi prima, tra il luogo della formazione e il luogo della ricerca continua. Questa è l'idea di Toscana che noi abbiamo in mente, una terra in grado di porsi un obiettivo ancora più grande. Noi in questi anni abbiamo lavorato per sostenere i ragazzi più giovani con un progetto chiamato Giovani Sì. Noi dobbiamo lavorare in questa legislatura per svilupparle un altro, Giovani Qui.